Cari telespettatori, cari telespettatrici di Telepace, un saluto dalla redazione di Verona Fedele, il settimanale della Diocesi di Verona, in edicola, nelle case con abbonamento e nelle rivendite parrocchiali, appunto da oggi. In questo numero di Verona Fedele parliamo di solitudine degli anziani. Ne parliamo come una malattia grave ma non incurabile. Non è una malattia vera e propria, ma la causa di molte patologie, come ci spiega il geriatra Trabucchi. E non c'è una pillola per guarirla, ma relazioni umane, amicizia, interessi. Queste sono le vere ricette, questa è la vera terapia per una malattia sociale che interessa migliaia e migliaia di persone anziane. In questo numero parliamo anche di politica, dell'autonomia del Veneto di fronte a questo nuovo governo. Parliamo del nuovo anno della Fondazione Toniolo con i corsi, ma anche con tante altre novità, compresa una scuola di formazione politica rivolta ai più giovani. Parliamo di un'esperienza in Terra Santa dove una palestinese è riuscita a resistere alle pressioni del potere israeliano che voleva la sua terra con non violenza e con la positività. Parliamo della beatificazione di Benedetta Bianchi Porro e parliamo del sapore dei risotti di Isola della Scala, che è anche il sapore della solidarietà, perché le contrade che si sfidano per il mio risotto poi destinano il ricavato della vendita alla fiera del riso che c'è in questi giorni qui, appunto, per diverse associazioni, per diverse opere di solidarietà.